第4子エスカノール様。Ciao ragazzi, qui Vedata Channel con la recensione del capitolo 36 di Four Nights of the Apocalypse. Dopo l'apparizione di queste bestie divinizzate, finalmente abbiamo altri approfondimenti, rendendo questo arco decisamente più interessante. Siamo sempre più vicini all'arco di Liones e all'arrivo, ovviamente, dei nostri protagonisti. Davvero non aspettiamo altro, non vogliamo che questo arco finisca nel prossimo capitolo, però vogliamo Liones, vogliamo rivedere alcuni dei vecchi personaggi, alcuni dei nuovi cresciuti. Siamo curiosi e non pensiamo di essere gli unici. Oggi però parliamo appunto di questo capitolo 36. Esordisce con l'apparizione di Kelly, ormai diventato Kernunos. Nasiens riconosce il nome ricollegandolo ai miti, in questo caso al dio omonimo con corna di cervo. Anne invece era sicurissima fosse un cane. Arbeg li corregge, dicendo come la creatura non sia nessuno dei due, ma una bestia mistica che risiedeva nelle profondità dell'inferno. La bestia attacca violentemente Percival con una zampata, scagliandolo via. Subito dopo carica un fulmine con le sue corna, lanciandolo contro il ragazzo. Percival riesce a schivarlo appena in tempo grazie all'avviso di Donny, ma la bestia è implacabile e continua la sua carica, forzandolo ad utilizzare il suo Hero-type. Nasiens suggerisce di puntare alle corna, ma la spada di Percival non è abbastanza potente per spezzarle. Arbeg lo deride, confermandogli come nemmeno il metallo sia capace di distruggerle. Il nostro protagonista passa al suo Hero-type ancora una volta, trasformandolo in una lama stile Vegito sulla mano, ma neanche questa è sufficiente. Dopo averlo lasciato fare, Kernunos lo folgora con un fulmine. Sylvan, ancora al villaggio e completamente spaventato, corre involontariamente alla casa dell'anziano, esattamente dove si trova Sin. La volpe, ancora a terra, viene finalmente svegliata dal cavallo. Fortunatamente non è finita nei guai come pensavamo, ma c'è ancora da capire perché fosse là dentro. O meglio, perché abbia accettato. Kernunos continua a malmenare Percival, mentre gli altri rimangono a guardare perché non abbastanza potenti per fermarlo. Anne, al contrario di Nasiens e Donny, minaccia direttamente Arbeg con il suo stocco. La ragazza è stata sì tradita dall'uomo, ma non ha ancora capito come abbia fatto a superare il suo potere. Il cavaliere non ha mentito, era davvero un cacciatore che ha semplicemente cambiato le prede da cacciare. Non ha mentito una singola volta riguardo il suo volergli aiutare, semplicemente non sapeva avesse così vicino un cavaliere dell'Apocalisse e ha dovuto cambiare i suoi piani. L'anziano, sentendo la conversazione, fa notare come non avrebbe potuto fare un bel niente senza l'aiuto dei ragazzi, ma ancor meno a causa del suo intento omicida. L'idolo, e di conseguenza la barriera, trasformava sì i demoni in umani, ma bloccava anche ogni tentativo di attacco per singolo individuo. Se Ard precedentemente ha preso la scossa nel tentativo di entrare, è solo ed esclusivamente a causa di quello. Arbeg attacca la ragazza, la quale risponde senza esitazione. Vuole a tutti i costi l'ambra degli arcangeli, così da liberare tutti i demoni innocenti che ha intrappolato. Il cavaliere ovviamente la pensa in tutt'altro modo. A differenza sua, non sanno cosa sia successo 16 anni prima, quante vite siano state stroncate dalla guerra e quanti innocenti erano compresi in quelle perdite. Due fratellini morti, intrappolati nelle macerie mentre la loro madre stringeva le loro mani. I due bambini stavano solo cercando i loro genitori in mezzo a quell'inferno e il loro padre era rimasto a stringere una culla bruciata. Intuiamo che Arbeg stia semplicemente raccontando la sua storia, o almeno così sembra. Per lui, se i cavalieri dell'Apocalisse dovessero arrivare come nella profezia, la sciagura che porterebbero con loro sarebbe persino peggio rispetto a quello causato dai demoni. Per fermare quell'inferno non esiterebbe nemmeno nell'uccidere un bambino. Sono parole molto, molto forti, soprattutto dopo aver perso due figli. Vedendo Percival in difficoltà, Sin arriva finalmente sul campo per aiutarlo. Non combatte direttamente, ma dà consigli al ragazzo su come battere la bestia. Propone di non utilizzare i suoi poteri o la sua spada singolarmente, ma di fonderli insieme per creare un'arma ancora più potente. Con un semplice movimento, la spada di Percival diventa uno spadone di luce, che non è una semplice addizione di poteri, ma un esponenziale. Con uno scatto fulmineo, il ragazzo riesce in un sol colpo a mozzare il corno di Kernunos come se fosse burro. E con questo finisce il capitolo. Ci sono state tante piccole cose. Rispetto ai capitoli precedenti, finalmente vediamo anche il punto di vista dei cavalieri di Camelot. Non solo un "ah, io seguo Arthur perché ho i miei motivi". Effettivamente Arbeg spiega perché segue Arthur, spiega perché vuole uccidere i cavalieri, spiega perché vuole portare a termine il suo compito, anche costretto a uccidere un bambino. E rispetto al "haha, io sono il cattivo", è molto, molto meglio. C'è uno sviluppo effettivo e non come quello di Ironside, che è solo maledettamente incazzato. E il fatto che agisca senza mentire, quindi superando, tra virgolette, il potere di Anne, lo rende ancora più macabro. Siamo davanti a un uomo pazzo, un uomo che ha perso tutto, un uomo che vuole in qualche modo
rimediare ai problemi che hanno causato altri, nel suo piccolo, anche con gesti estremi. Sono questi i tipi di sviluppi che ci piacciono. Poi, piccola nota. Il Kernunos, in verità, lo conoscevamo già da diverso tempo, esattamente grazie al corno di Kernunos, visto nella prima parte di Nanatsu no Taizai, quando ha persuaso Ban e Meliodas lo ha distrutto. C'era sfuggito nel capitolo precedente, c'è da dirlo. Quello era il corno legato al clan delle dee, quindi è possibile che appartenesse alla bestia stessa e sia stato solo infuso di potere. Come Kaff è una creatura del caos, Kernunos potrebbe essere una creatura delle dee o dei demoni, visto questo suo legame a Nanatsu e il fatto che provenga dalle profondità dell'inferno. Potrebbe essere anche una frase messa lì tanto per scena, però potrebbe non essere solo una reference. Tutto qua. Sin invece rimane sempre più sorprendente per la sua conoscenza. Come faceva a sapere della possibilità di unire l'Hero-type alla lama? Ok, la teoria di fusione non è nuova anche per le combinazioni di potere o di tecniche, ma essere così specifico un po' puzza. Potrebbe aver applicato appunto un principio base, oppure conosce già i segreti dell'Hero-type. Non ce la racconta mai giusta, e oggi rimane il personaggio più enigmatico del sequel. Non sappiamo l'identità, non sappiamo perché sa queste cose, non sappiamo a chi è affiliato, non sappiamo niente, e speriamo che l'arco di Liones ci dia delle risposte. Non sappiamo neanche perché ha seguito il vecchio e si è fatto praticamente un pisolino, sparendo per un bel po'. Però hey, rimane comunque un buonissimo capitolo, e siamo contenti. Come sempre, fateci sapere che ne pensate qua sotto. Vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, attivare la campanella se non l'avete fatto e seguirci su Instagram. Nei prossimi video arriverà qualcosa di grosso per i fan di Demon Slayer. Grazie a tutti quanti per la visione e un saluto dalla Data Channel. Ciao!